Buonasera amici del calcio siciliano curato da Federico Ragona, parliamo di eccellenza. Poco fa alle ore 18 è stato presentato il nuovo presidente dell'Alba Arcamo, si tratta di Luigi Vinci, sappiamo un'estate intera le trattative con il Massala, poi pochi giorni fa. Abbiamo saputo che c'era questa trattativa con l'Arcamo. Questo pomeriggio è stato presentato il nuovo presidente. L'Arcamo quindi ha un nuovo presidente, Massalese. Intanto facciamo tantissimi auguri e in bocca al lupo al nuovo presidente e a tutta la società. Luigi Vinci, buonasera. Ciao Federico, buonasera a tutti quanti che ci ascoltano. Intanto ti volevo fare davvero con tutto il cuore tantissimi auguri per questa tua avventura. Grazie, ti ringrazio e li accetto anche perché so che sono sincero, quindi non potrei non accettarli. Ecco, allora raccontaci un po' questa tua trattativa con l'Arcamo. Sappiamo che tutta l'estate ormai hai dimenticato quello che è successo in estate con il Marsala. Adesso inizierai questa avventura. Ecco, raccontaci un po' com'è nata. Ma diciamo che il tutto nasce quando capisco che a Marsala non c'erano i presupposti per entrare in società e quindi affrontare un campionato in modo sistematico e fondamentalmente sereno. Per cui ero alla ricerca di una squadra, ho avuto incontri con diverse società della provincia del nostro campionato, però ho valutato un attimino e l'altro. A prescindere dai colori della squadra, bianconeri che ho nel cuore sin dalla nascita, perché sono juventino, ho visto una società compatta, una società coesa, una società strutturata con sicuramente per stare bene. Certo, ecco un'altra cosa, adesso l'obiettivo sicuramente della società cambia, ecco, quale sarà l'obiettivo? L'obiettivo di quest'anno è sicuramente quello non di partecipare passivamente al campionato, di raggiungere la vetta, ma è quello di arrivare primi in classifica perché l'Arcamo, come il Marsala, ha un blasone abbastanza importante, una città di 50.000 abitanti. Quindi dico questa categoria gli sta stretta e poi il mio intervento fondamentalmente nasce per raggiungere questo obiettivo. Se dovessi rimanere in questa categoria, dico avrei fallito l'obiettivo e quindi non vedo nessuna motivazione per cui andare lì. Quindi l'obiettivo è di lasciare queste categorie e portare l'alcol negli organi e nelle categorie che merita. Certo. Ecco, un'altra cosa, una domanda un po' particolare. Quando tu prima di andare ad Arcamo hai provato a contattare magari per l'ultima volta Occhi Pinti per vedere magari cosa si poteva fare? Ma io con Occhi Pinti ci ho parlato qualche mese fa e aspetto ancora una risposta perché l'ultimo incontro che abbiamo avuto tramite messaggi, lui mi ha detto che mi doveva far sapere in merito a una richiesta che gli avevo fatto io. Sono passati mesi e non ci siamo più sentiti, quindi diciamo che. Però con Matteo Gerardi ci siamo sentiti più volte, posso dire anche giornalmente, perché diciamo, l'obiettivo, la voglia, il desiderio era quello di venire a Marsala e quello che sicuramente farò ad Alcamo, farlo nella mia città perché è quello che desideravo. Purtroppo non ci sono state le condizioni, quindi dico, ormai acqua passata, devo pensare alla mia nuova società. Certo. Beh, ti ringrazio Luigi, sono davvero contento per te perché tu sei una persona per bene. Ti auguro davvero tutto il bene che tu meriti, in bocca al lupo a tutta la società. Grazie altrettanto a te e a tutti quanti che ci hanno ascoltato. Buona serata. Ciao, grazie.